Ed eccoci alla cantina, siamo venuti a fare una visita anche al Nettare, che ci, tutti i giorni insomma, ci allieta le tavole, e specialmente anche questo bel conviviale che abbiamo vissuto insieme a questi grandi campioni. Siamo insieme al grande Traversaro, un campione d'Europa. Daniele, a te l'onore di portarlo ancora in luce, già nella sua bella carriera e anche nel suo continuo. Grazie all'amico Armando Mazzone, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui accanto a noi uno dei più grandi campioni della boxe italiana del dopoguerra, vale a dire l'ex campione d'Italia e d'Europa, sfidante mondiale di medio massimi, il ligure di Sesti Levante, Aldo Traversaro, a cui chiediamo cosa ne pensa della sua carriera, come è andata, e del pugilato di quei tempi lì, e chiediamo come in prospettiva del pugilato che vorremmo in seguito. Grazie. Guarda, per quanto riguarda la mia carriera, penso che ho coronato quello che mi è piaciuto fare. Forse non avevo mai aspettato di essere arrivato al livello. Cosiddetto sogni nel cassetto. Bravo, bravo, bravo. Io ero ragazzettino e già mi piaceva questo cimentarmi nel pugilato, un po' per vincere le mie timidezze, per tutti i miei problemi che avevo, e penso che in qualche modo ci sono riuscito. E perciò mi sono sempre dedicato con serietà, e questo non sono io che devo dire, ma penso che anche gli altri avranno notato, che preferisco lo dicano loro. Questo va a tuo grande merito, lo sappiamo, la tua carriera da ragazzo serio, onesto, laborioso. Impostavo tutto un piccolo passo per volta, così sono arrivato, e forse con i sacrifici che ho fatto penso ci sono riuscito a fare abbastanza. Cerco di trasmettere questo dei ragazzi, che alleno i ragazzi così, di poterci trasmettere questi valori qua, che insomma, di serietà, di disciplina, poi di alto attaccamento, non soltanto nello sport ma anche nella vita. E poi per quanto riguarda... Scusa Aldo, stai seguendo l'esempio del grande, il compianto maestro Tito Cupello, e nonché il grande Rocco Agostino? Beh, certamente, Tito Cupello in modo particolare, Agostino pure, ma particolarmente Tito per noi è stato un papà, un amico, un confidente, qualcuno con noi ci confessavamo. In qualche modo... Conobbi è una grandissima persona, un grande innamorato del pugilato. Certo, io con le dovute cautele cerco di trasmettere, di portare avanti quello che lui ci ha insegnato, e cerco di fare in modo che i giovani possano attingere, diciamo, a questa esperienza fatta. Perciò anche se i tempi cambiano, le voglie cambiano, i sacrifici cambiano, il modo di affrontarli, però cerco sempre di trasmettere che sempre le origini di questi impegni qua sono sempre validi, penso. Potrebbero cambiare tante cose nella box, ma la passione rimane innata e unica. Sicuramente sarà cambiato i modi, i tecniche, okay, tutto quanto, però la voglia che ti fa fare il pugilato, l'insegnamento, diciamo, quello che è morale, okay, è sempre lo stesso, penso. Cambiano le tecniche, cambiano le tattiche, cambiano i modi di allenamento, okay, però la passione, quel cuore che ci metti, penso sia sempre lo stesso. Periodo, in questo periodo che hai di frequenza giovani italiani, esteri, insomma l'etnia che sta cambiando, come si rapporta nella palestra? Ma penso che nella palestra ci sia un'uniformità di pensiero, di origine, okay? Però lo sport, lo pugilato, per il modo di parlare, insomma, mette sullo stesso livello tutti. Comune. Bravo, c'è questo qua. Ci siamo tutti uguali, non importa, qui non voglio fare di fatto di o delle religioni o di razza, ok? Siamo tutti uguali. E lo sport, poi penso che tutto lo sport accomuna e rende tutti uguali, e ci si rispetta, ci si vuole bene con rispetto di se stessi, degli altri di chi c'è vicino. Sicuramente lo sport penso che sia, come dico, una scuola anche di vita, di insegnamento di carattere. E Aldo ci dovrà raccontare anche un aneddoto di questi ragazzi di etnie diverse. Cos'era accaduto in palestra? Beh, guarda, questo qua, un fatto che a me mi è piaciuto e mi ha anche un po' commosso. Ossia, questi ragazzi qua vengono in palestra le prime volte, io c'era uno e tutti gli altri, nessuno gliel'ha chiesto, non è che come insegnamento gli dico questo. Gli insegno a portare i copi, faccio un po' di lavoro, poi gli dico guarda, adesso continuo a te, fai questo, e mi fa grazie. Mi ha detto grazie, io non ce l'ho chiesto, e tutti gli altri mi dicono, penso che sia un'educazione che già l'acquisiscono respirando l'aria dell'ambiente. E questo da dico, buon maestro. Ma anche, ma tutto un insieme di cose. Io dico grazie pugilato, nel senso, grazie pugilato che insegni questo ai ragazzi. E volte, senza neppure dircelo, già lo avvertono, lo respirano e così. E ti dico, lo ripeto ancora, mi detto, grazie. Conoscendo la sensibilità di Aldo si sarà anche commosso, vero? Sicuramente, perché, ossia, insegni tante cose, anche se insegna, mi piace che il ragazzo esca fuori, non un campione, ma esca fuori, che esca fuori dalle compagnie, dal brutte strade, chiamiamole un po' così, e questo è un risultato positivo dello sport in generale, no? Sicuramente.
perciò dice grazie, ma che bello, fa fatto piacere. Il campione che hai portato, che è arrivato al gradino più alto in questo periodo? Ma adesso c'erano dei ragazzetti, dei ragazzini che sono sulla soglia, hanno diciamo il sogno del cassetto, come dicono loro che devono fare. Perciò, abbiamo... Emulare anche il maestro, magari. Sì, io penso sempre di essere un po' un esempio, mi piacerebbe. Sempre senza voler strafare, okay? Che abbiano di poter riuscire a trasmettere quello che hanno trasmesso a me precedentemente, e a sua volta essere un mezzo di transito di portare avanti questo, e a sua volta ci fosse qualcuno ancora che porterà avanti, che non finisca mai, perché inculcando, sperando che venga recepito quasi del tutto, diciamo, se non del tutto sicuramente, e mi farebbe piacere, proiettandomi nel futuro lungo, che ci sia qualcun altro che prosegua ancora quando a portare avanti questo discorso del pugilato. Ne parlo con enfasi, con piacere, perché a me mi ha dato tutto, sia caratterialmente, sia come uomo, sia come sportivo. Però penso che ci possa essere qualcuno che continua ancora questa strada. Diciamo. E vedere ripagato i sacrifici del maestro, vedere un campione, lui all'angolo, o blu o rosso, che sia. Questo qua avviene già anche tutte le sere, quando vede i ragazzi che arrivano. Già tutti i giorni è un piacere vedere i ragazzi che ritornano in palestra, che vengono in palestra. Perciò è già quello. E poi a lunga distanza, se uno viene campione, questo è un premio. Questi a prescindere dalle conquiste dei titoli italiani, europeo, mondiale, che rimanga un ragazzo serio, ecco, appassionato nel pugilato, e che sia un uomo nella vita di tutti i giorni. Bravo, e stai ripetendo quello che io penso, che dico sempre. Bravo, mi fa piacere. Grazie. Abbiamo la stessa linea. Io intanto ringrazio per questa testimonianza, questo contributo per noi e per tutti, e per i ragazzi che ti ascolteranno, e anche per un tuo lascito al Museo dello Sport, perché indirettamente, insomma, attraversarlo lascia la sua scia anche a livello di personaggio, di persona che vive il mondo insieme ai ragazzi e cerca di dare a loro l'apertura e non la chiusura. Ecco, questo. Ti ringrazio, un ultimo passaggio per i saluti e Piras. Ringrazieremo per tutto quello che ha dato Aldo alla nostra box in campo internazionale, uno dei grandi, ripeto, del dopoguerra. Ce ne fossero tanti, Aldo Traversaro. Grazie di tutto, con tutto il nostro cuore. Grazie, tia. Io ti ringrazio per tutti questi complimenti che mi fai, spero di essermi guadagnato e di meritarmi. E come ti ripeto, io mi proietto sempre nell'andare avanti, nel futuro, che i giovani possono fare questo e attingere del bene dalla pugilata. Non soltanto. E loro di finire di pensare al pugilato, di rompere un naso. Bisogna anche un po' venire nelle palestre, anche quelli che non praticano, venire un po' nella palestra a vedere come si svolge. Che rapporto c'è? Io vorrei aggiungere qualcosa su ciò che sta dicendo il nostro carissimo amico Aldo, che si dedica al pugilato è vita, educazione civica. La box ha trainato dalla strada dei ragazzi e ha dato loro il modo di vivere e di riqualificarsi nella vita normale di tutti i giorni. Grazie Aldo e complimenti, in bocca al lupo per il lavoro che stai svolgendo verso la noble art. Grazie a voi e a tutti. Grazie. Ciao.